Stiamo andando sul delta del Niger e abbiamo con noi una copia dei suggerimenti di viaggio del Dipartimento americano. In pratica suggerisce agli americani di non viaggiare in questa regione. Le autobombe e i rapimenti di stranieri sono in crescita ultimamente. E la violenza in pratica è dovuta ad una sola cosa: il petrolio. È petrolio greggio. La Nigeria è il più grosso produttore africano di petrolio e il quinto fornitore di energia per gli Stati Uniti. La Nigeria sta crescendo per importanza strategica rispetto alla domanda mondiale di energia. La regione produttrice di petrolio, il delta del Niger, è diventata rapidamente uno dei luoghi più instabili della Terra. Nell'ultimo anno, i militanti hanno rapito 100 lavoratori petroliferi stranieri e attaccato dozzine di condotti e di strutture. Fanno parte di un gruppo che combatte per una migliore distribuzione della ricchezza legata al petrolio della regione. Siamo stati costretti alla guerra, davvero. Macchie di petrolio ovunque. Sono uno sfondo permanente, come gli elicotteri che trasportano il petrolio straniero che ronzano costantemente sopra la testa e sopra le promesse di sviluppo e di prosperità fallite. Nonostante produca decine di miliardi di dollari di petrolio ogni anno, pari all'80% delle entrate della Nigeria, il delta del Niger rimane una delle regioni più povere del paese. La maggior parte delle persone vive con meno di un dollaro al giorno. Essendo il centro dell'industria petrolifera, la gente viene a Port Harcourt in cerca di lavoro, ma sono troppi per i posti disponibili. La crescente popolazione cittadina è condannata a vivere nelle baracche. Come potete vedere, giocano a calcio in mezzo alla spazzatura. Ci stanno spiegando che qui era tutta una distesa d'acqua prima che il quartiere si espandesse in mezzo alla spazzatura e alle fogne. Le case sono sopra le fogne. Questo è il bagno. Vedete, questo è il bagno. In pratica, un buco nel pavimento. In uno stato petrolifero come questo, le persone non dovrebbero vivere in questo modo, capisci? Dove pensate che finiscano tutti i soldi del petrolio? Non lo sappiamo! Non lo sappiamo! Beh, in effetti buona parte di quei soldi si perde nella corruzione. Ecco la sbalorditiva scoperta della Commissione per i crimini economici e finanziari. Si stima che fra il 1960 e il 1999 i leader nigeriani abbiano sprecato o rubato quasi 400 miliardi di dollari delle entrate petrolifere. È quasi pari a tutti gli aiuti stranieri dati all'intera Africa nello stesso periodo. Di recente la Commissione ha aperto un'indagine su 31 dei 36 governatori nigeriani, incluso l'ex governatore di questa regione, che è accusato di aver rubato quasi un miliardo di dollari. Dicono che non ci sia elettricità qui, non c'è acqua potabile e quando piove quest'area viene completamente allagata. Non c'è lavoro, quindi sono tutti arrabbiati ed è per questo che c'è un aumento della violenza. La violenza peggiorerà se rifiutano di darci lavoro. Uccideranno altre persone. Uccideranno altre persone, bruceranno le case, rapiranno altra gente e distruggeranno altre persone. Ve lo dico con rabbia perché solo Dio sa quanto sono arrabbiato. I'm angry. Tutte queste auto che vedete sono in coda per la benzina. Ci sono stati dei tagli alla benzina negli ultimi giorni. Dicono che accade spesso da queste parti. Paradossalmente, il maggior produttore di petrolio africano importa quasi tutta la sua benzina. Il petrolio deve essere raffinato per diventare gasolio o benzina. Il problema è che ci sono solo poche raffinerie in tutto il paese e alcune di loro non lavorano nemmeno. E quelle operative non sono pienamente attive. Per avere un quadro migliore della storia del petrolio in Nigeria, siamo andati dove è cominciato tutto,
Ma prima abbiamo dovuto superare qualche ostacolo. Nascondila. Dimmi quando. Eccoli che arrivano. Siamo sulla strada e finora abbiamo incontrato 6 posti di blocco della polizia. 6. Quindi ciò che facciamo ogni volta che incrociamo un posto di blocco è nascondere la videocamera sotto questo giornale. Una dozzina di posti di blocco dopo, siamo arrivati nella più vecchia regione produttrice di petrolio della Nigeria. Il pozzo petrolifero numero 1 è cominciato tutto da qui. È stato costruito dalla Shell nel 1956. Il pozzo 1 ha pompato petrolio per 2 decenni prima che la Shell chiudesse le operazioni nel 1977. Un paio di anni fa l'ex presidente nigeriano Olusegun Obasanjo voleva celebrare questo luogo erigendo un centro educativo. Questa è una pietra messa qui nel 2001. Per fondare un istituto di ricerca. Sono passati 6 anni e l'unica cosa che vediamo è questa pietra completamente abbandonata e con l'erba alta intorno. Questo è tutto ciò che il villaggio di Otubaji ha da mostrare per ricordare la produzione di petrolio, come ci dice il capo Inoru Dixon. Dal 1956 ad oggi non è stato completato alcun progetto della dimensione di una scatola di fiammiferi per questa comunità. Il capo crede che la Shell e il governo nigeriano si siano approfittati del fatto che nessuno in questo villaggio sapesse davvero cosa fosse il petrolio. Di recente la Shell ha detto di voler tornare a riaprire dei pozzi qui. Come ha reagito la comunità? Beh, non li puoi uccidere. La Shell è il signor governo. Ciò che Dixon intende è che il governo nigeriano è uno dei partner maggiori di ogni convenzione petrolifera del paese, Shell inclusa. Il governo federale è l'azionista di maggioranza. Come si può combattere il governo federale? Dixon non si riferisce solo ad una battaglia burocratica. Il braccio forte del governo raggiunge facilmente queste comunità, come scopriremo presto. La ricchezza petrolifera della Nigeria è stata anche la causa dei suoi numerosi problemi. La disoccupazione e la povertà sono molto diffuse, la violenza è in aumento. Ma per molte comunità del Delta il problema principale è il danno ambientale causato dal petrolio. Da quando il petrolio viene estratto ne sono state versate 1,5 milioni di tonnellate. Siamo stati invitati nel piccolo villaggio di Ogoni, chiamato Kedere, per vedere come l'esplorazione petrolifera abbia influenzato la pesca locale. Quando siamo arrivati stava piovendo e la maggior parte dei pescatori si erano radunati in una capanna comunale. Per ora ha smesso di piovere, stiamo uscendo. Come stai? Bene. Buongiorno. Buongiorno. Hai del pesce? Del pesce molto, molto piccolo. Pesce non ci piccolo. Sono pesci nel fiume. Perché no? Per via del petrolio greggio, che è stato versato di continuo dappertutto. È arrivato perfino nelle insenature e ha distrutto quasi tutto il pesce. Guarda che moria. Niente. Dice che stanno pescando da 6 ore e questo è tutto ciò che hanno preso, questi piccoli pesci. Dicono che prima pescavano pesci molto più grossi di questi. Ok, potete vedere il greggio qui. Davvero? Possiamo andare a vedere? Vedete la parte lucida? Significa che è petrolio. Quello è tutto petrolio? Sì, è tutto petrolio greggio. Ah, si vede davvero il nero sotto. È tutto lucido e nero.